Allora, buonasera a tutti. Un breve saluto e un ringraziamento ai consiglieri comunali presenti, alla giunta e anche al pubblico intervenuto in sala e anche al pubblico che ci segue da casa. Cominciamo subito, vi pregherei naturalmente di essere molto sintetici, molto costruttivi, efficaci negli interventi. Auguro per cui a tutti quanti buon lavoro e do la parola brevemente al sindaco per una brevissima comunicazione. E facciamo l'appello, però mi dicono giustamente. Don Roberto, Boteon Adriano, Carnelos Graziano, Costa Giuseppe, assente giustificato. Da Regian Antonio, D'Arsè Caterina, De Bastiani Alessandro, De Valier Fabio, Dus Marco, Faraon Alessandro, Fasan Bruno, Fiorin Fiorenza, Maset Giuseppe, Posocco Gianluca, Sant'Antonio Paolo, Sonego Elisa, Tocchet Silvano. Seduta validamente costituita. Prego, Sindaco Tonno. Grazie, buonasera a tutti. Una breve comunicazione relativamente alla frana di Fadalto, viste le notizie uscite anche sui quotidiani. Visto che oggi si evidenziava in un quotidiano locale la preoccupazione della Regione, volevo rassicurare che fin dal primo giorno i tecnici comunali, assieme a dei geologi, più di uno fra l'altro, si sono recati tutti i giorni in zona, anche di notte, per verificare quale fosse la situazione. È stato già fatto un sorvolo con l'elicottero e le foto sono state confrontate con quelle che erano state fatte precedentemente all'epoca di Boati. Ieri ho parlato con il dottor Roberto Tonellato, responsabile della Protezione Civile regionale, e mi ha chiamato dicendomi che venerdì si dovrebbe effettuare un altro sorvolo in modo da poter verificare nuovamente la differenza di situazione rispetto al primo volo che è stato fatto. Sono state fatte anche delle simulazioni per cui i tecnici ci hanno assicurato che, vista la conformazione del sito, eventuali altri probabili peraltro distacchi non raggiungerebbero né la strada silvopastorale né le abitazioni, tant'è vero che l'unico percorso che è stato inibito, perché ovviamente è impraticabile, è quello di un sentiero. Non abbiamo mai smesso di porre attenzione, che anzi è continua e costante. Sono stati peraltro informati anche i residenti. E ogni giorno anche il sito del comune è stato aggiornato con dei comunicati stampa per informare tutti di quale fosse la situazione. Grazie. Bene, allora procediamo velocemente con la prima delibera. Nomina componenti delle commissioni consigliari. Qui spiego brevemente. L'articolo 26 del vigente statuto comunale prevede, forse è meglio nominare adesso gli ascoltatori, ecco, anche se non servono immediatamente sulla prima delibera, è meglio nominarli. Allora, tre scrutatori, dobbiamo individuare tre scrutatori, quindi chi c'era la volta scorsa nel consiglio comunale precedente? Dus, D'Arsie e Posocco, se siete d'accordo. Benissimo. Confermiamo. Allora, lo statuto comunale appunto prevede che per l'esercizio delle funzioni il Consiglio Comunale si avvalga di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale su designazione di capigruppo. Poi individua naturalmente il numero di componenti delle commissioni e la scelta di avere 5 consiglieri, 3 di maggioranza e 2 di minoranza, credo che sia la più opportuna. L'articolo 9 poi del regolamento
sull'organizzazione e sul funzionamento del Consiglio ha individuato 4 commissioni permanenti e precisamente le seguenti. La prima commissione affari istituzionali e attività culturali, che si occupa delle iniziative istituzionali, dei rapporti tra organi istituzionali comunali ed extracomunali, decentramento, servizi scolastici, istruzione, servizi sociali, politiche giovanile, servizi culturali e museali, biblioteche, statuto e regolamenti istituzionali, attività normative sulle materie di competenza. La seconda commissione, sviluppo economico, attività turistiche e sportive, polizia urbana, quindi servizi e rapporti nei comparti del lavoro, con le strutture produttive, mercati, polizia amministrativa, turismo e rapporti con le aziende di promozione turistica, sport, servizi demografici, protezione civile, polizia urbana, attività normativa. La terza commissione, finanze, patrimonio e informatizzazione, quindi servizi di amministrazione e controllo, ragioneria, economato, patrimonio, demanio, tariffe, tributi, imposte, servizi informatici, attività normative sulle materie di competenza. E la quarta commissione, la commissione territorio, chiamata comunemente commissione urbanistica, quindi attività di controllo del territorio, urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, ambiente, attività normativa sulle proprie materie di competenza. L'indicazione avviene con voto palese, previa designazione di capigruppo e a maggioranza dei componenti assegnati. La riunione di capigruppo, riunitasi poco fa, circa mezz'ora fa, nella saletta qui accanto, ha individuato appunto i nominativi. Quindi a questo punto, spetterà naturalmente in queste commissioni la prima convocazione spetterà al Presidente del Consiglio Comunale, poi le commissioni al loro interno eleggeranno il proprio Presidente, si daranno all'organizzazione interna. Allora, io leggo quindi i nominativi proposti. Prima commissione, Marco Dus, Darsie Caterina, Sonego, Elisa, Darè Gianantonio e Sant'Antonio. Seconda commissione, Fabio De Valier, Fiorenza, Carnelos, Darè Gianantonio e Faraon. Terza commissione, Botteon, Adriano, De Valier, Carnelos, Fasan e Sant'Antonio. Chiedo scusa. Quindi? Chiedo scusa. Quindi, quindi rileggo nella prima commissione, De Valier, nella seconda commissione, chiedo scusa, De Valier, Fiorin, Carnelos, Maset e Faraon. Benissimo. La quarta commissione, Dus, De Bastiani, Carnelos, Fasan e Posocco. Ecco, a questo punto, la terza non l'ho letta, pensavo di averla letta, chiedo scusa. Botteon Adriano, De Valier, Carnelos, Fasan e Sant'Antonio. Ecco. A questo punto i 5 componenti, di cui 2 appartenenti alla minoranza, li abbiamo individuati e quindi si passa alla votazione con voto palese. Quindi io chiederei al Consiglio i favorevoli. Contrari? Astenuti? Bene. Approvato l'unanimità. La seconda delibera riguarda, devo dire anche soprattutto al pubblico, che alcune di queste delibere sono molto tecniche e sono istituzionalmente importanti, perché senza le commissioni e senza l'elezione di alcuni rappresentanti nei comitati di gestione non sarebbe poi possibile procedere da parte di questi nel futuro. La seconda delibera riguarda l'elezione di 3 rappresentanti nel comitato di gestione dell'asilo nido.
Allora, la delibera prende spunto dall'articolo 19 del regolamento dell'asilo nido comunale, che è stato approvato con una deliberazione interna nel 2010. È previsto nel regolamento che al Consiglio Comunale spetta l'elezione di 3 componenti di detto comitato, di cui uno designato dalla minoranza. Non è previsto nessun gettone di presenza per il funzionamento del comitato stesso, quindi questa adozione di questo atto non comporta alcuna spesa per il Comune. La proposta espressa dalla conferenza dei capigruppo individua i seguenti nominativi: Marilena Zanella, residente in via Diaz a Vittorio Veneto, Paola Fossati per la maggioranza e Dus Sandra per la minoranza. Il parere di regolarità tecnica è stato dato dagli uffici. A questo punto io metto ai voti, sempre con votazione palese, questi 3 nominativi, quindi i favorevoli, contrari, astenuti. La delibera è approvata all'unanimità. Chiedo scusa. La delibera numero 3 riguarda la nomina dei rappresentanti del Comune di Vittorio Veneto nel Consiglio della Costituenda Unione Montana delle Prealpi Trevigiane. Chiedo sempre io, poi un attimo. Allora, succede in poche parole questo, che la legge regionale della Regione Veneto, ancora del 1992, ha istituito le comunità montane. Il Comune di Vittorio Veneto è incluso parzialmente con il suo territorio nella comunità montana delle Prealpi Trevigiane. Nel 2012 la legge 40 ha istituito le unioni montane. Finalizzate all'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani. Poi nel 2013, sempre con un decreto della Giunta regionale veneta, è stato approvato il primo stralcio del piano di riordino per rideterminare gli ambiti territoriali di queste unioni montane, e recentemente, nel febbraio 2014, la Giunta regionale ha ridefinito l'ambito territoriale della comunità montana delle Prealpi Trevigiane, includendo con il territorio completamente inserito i comuni di Vittorio Veneto, i comuni di Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Cordignano, Follina, Fregona, Miane, Revine Lago, Sarmede e Tarzo, che andranno a costituire l'Unione Montana delle Prealpi Trevigiane. L'articolo 4 della legge regionale del 2012, l'ho citato prima, prevede che il Consiglio dell'Unione Montana sia costituito dai sindaci dei comuni e da 2 consiglieri, uno in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza della minoranza. Noi qui dobbiamo procedere con votazione a scrutinio segreto, e quindi inviterei a distribuire i foglietti per la votazione. Prego, De Bastiani, chiedo scusa. Grazie. Prego, consigliere De Bastiani. Grazie. Allora, per coerenza con per quanto detto e fatto nella passata tornata amministrativa, anche se il voto è appunto segreto e non palese, voglio dichiarare la mia votazione, che sarà difforme a quella del mio gruppo.
e ci tengo a motivarla appunto per chiarire la mia posizione. Io sono stato consigliere della comunità montana e un mese prima della conclusione del mandato ho rimesso le mie dimissioni. Avrei potuto aspettare la decadenza naturale, però ho voluto dimettermi per appunto manifestare e dichiarare la mia contrarietà all'esistenza di questo ente. La stessa cosa era stata fatta circa un anno prima dal consigliere Alessandro Valenti e 2 o 3 anni prima le stesse dimissioni furono date dal consigliere Giuseppe Costa. Allora, sì, ripercorro anch'io, scusatevi, rubo solo 2 o 3 minuti, ma voglio ripercorrere alcune tappe, no? Come diceva prima appunto il Presidente, la comunità montana fu fondata nel 1973, era formata da 8 comuni, Gnane, Follina, Cisone, Revine, Vittorio, Sarmede e Cordignano. Nel 92 è stata allargata a 11 comuni, con l'aggiunta di Tarzo, Valdobbiadene e Segusino. Nel 99 i comuni sono diventati 16, con l'ingresso di Vidor, Farra di Soligo, Pieve di Soligo e Frontolo Cappella. Oggi, per effetto del riassetto proposto dalla Regione, la situazione è la seguente. Segusino ha chiesto e ottenuto di traslocare nell'ambito del comune di Feltrino. Valdobbiadene si è staccata andando a costituire con Pederoba e Vidor l'ambito del Cesen. Nel quartiere del Piave si sono associati i comuni di Farra, Pieve, di Soligo e Refrontolo. Praticamente la comunità montana delle Prealpi o Unione, cambia solo il nome, è pressoché ritornata alla sua struttura originale. Però nel frattempo sono cambiate tante cose e a mio avviso appunto questo ente non ha più motivo di esistere. Se il riassetto può giovare alle unioni formate da pochi comuni che mettono insieme energie e strategie per gestire servizi comuni e che potrebbero costituire una fase preparatoria ad un'eventuale e auspicata fusione di comuni stessi, lo stesso non si può dire per la nostra unione, che andrebbe sostanzialmente a riproporre lo schema della vecchia comunità. Questa riproposta non tiene presente però dei cambiamenti avvenuti nei 40 anni di vita e sembra più il tentativo di tenere in piedi un ente agonizzante che a malapena ha le risorse per sostenere se stesso, diventando molto simile a quelle migliaia di enti inutili che il nostro Paese non riesce a eliminare. Di fronte alla crisi che il Paese sta attraversando, la comunità montana, intesa come moltiplicatrice di cariche politiche, non ha più motivo di esistere e neanche come organo di intercettazione e ripartizione di finanziamenti pubblici. Non rimane a mio avviso che l'abolizione, cercando di capitalizzare il bagaglio di esperienze e conoscenze per rimettere in funzione eventualmente un distretto vittoriese che sappia creare un sistema virtuoso, utile per tutti i comuni, senza il bisogno di presidenti, assessori, consiglieri, funzionari, che rispondono più alla logica della spartizione politica che non a quella del bene della comunità. Per i motivi sopradescritti, con coerenza appunto, in coerenza con le mie recentissime dimissioni della comunità montana, e soprattutto in questo momento in cui a Roma stanno cercando di abolire il Senato della Repubblica, dichiaro che non intendo votare nessun rappresentante del nostro comune per questo ente, ripeto, a mio avviso inutile. Per cui il mio voto sarà, voterò la scheda bianca o annullerò la scheda. Grazie. No, no, attenzione, qua c'è un po' di... Allora,
Voglio ricordare che l'Unione Montana attualmente, dopo la modifica diciamo, dell'ultima legge regionale, ha fatto sì che abbia istituito le unioni montane, i comuni montani, e le finalità della legge sono proprio quelle di aggregare i comuni per fare dei servizi associati che devono essere ancora messi in piedi, perché chiaramente è una legge abbastanza recente. E al di là delle finalità posso dire che il comune di Valdobbiadene vuole rientrare nella comunità montana delle Prealpi Trevigiane e quindi creare quell'assetto diciamo normale che andava da Cordignano a quasi a Segosino. Giustamente Segosino passa con il Feltrino anche per ragioni proprio così geografiche e anche diciamo di collaborazione, anche perché hanno delle collaborazioni in essere con i comuni del Feltrino, ma penso che la finalità di questa legge sia una finalità che va al di là della vecchia comunità montana, soprattutto in virtù proprio delle funzioni tra i vari comuni e le varie comunità nella gestione di quelle che possono essere diciamo, le risorse che possono arrivare sia dalla regione ma anche dalla regione intesa quali finanziamenti che arrivano dalla comunità europea. Quindi sì, siamo in una fase di evoluzione chiaramente molto forte, perché si tratta di cambiare il Senato, stanno tentando di farli cambiare il Senato, le province stanno per essere cancellate, probabilmente si vuole cancellare anche la regione, facciamo una comunità unica, però mi pare che fino adesso insomma, le cose siano anche andate in una certa maniera, anche perché le risorse che nei comuni, nelle province, nelle regioni poi vanno a beneficio dell'utente. Quindi penso che la comunità montana, l'Unione Montana in questo momento, le finalità della legge siano veramente nuove, non è la vecchia comunità montana. Grazie consigliere D'Arè, credo. No, devi prenotarti un attimo. Prendo parola solo per rispondere al consigliere De Bastiani. No, visto che mi hai acceso pensavo fossi io. Ma parla tu. Siamo accesi entrambi. Un po' di pratica ci vuole. Parlo io? Allora, un attimo perché qui... Botteon qui risulta acceso. Devi prenotarti. Allora, Fasano. Cambia niente, guarda. Dopo mi dispiace rispondere all'assessore De Bastiani, ma siccome ha fatto parte della comunità montana per 15 anni e visto, c'era anche il sindaco, poi c'era l'avvocato Canelossi, non credo che abbiano perso il loro tempo a partecipare alle sedute della comunità montana. La comunità montana in 15 anni ha difeso il territorio montano, ha portato anche un po' di soldi sia regionali e europei nelle nostre montagne asfittiche di soldi e di finanziamenti. D'altra parte, da 8 anni purtroppo qua c'è un pulsante che lampeggia, non so dirvi che cos'è, riprenotati un attimo. Non occorre che mi ripeta perché c'era un silenzio che tutti hanno sentito sicuramente. In 15 anni, negli ultimi 8 anni, i primi 5 anni ho costato comunità montana 152 euro al mese e gli ultimi 9 anni ho fatto gratuitamente l'assessore, pertanto non credo che ci sia stato uno sperpero, però ti confermo che ho passato giornate intere alla comunità montana, che in giro per l'Italia spese mie. Qualcosa ho fatto per questa comunità montana e anche per Vittorio Veneto, pertanto dire che è un ente inutile, avrei avuto piacere che almeno avessi contattato il sindaco Tonone e Canelos come hanno passato il loro tempo in comunità montana, perché anche loro mi sembra che si siano
così espressi e abbiano operato positivamente in comunità montana. Grazie. Allora, i rischi che ha elencato il collega consigliere De Bastiani sono rischi piuttosto concreti. Effettivamente ha un costo, non sono solo i consiglieri, c'è un costo della comunità montana, un costo del segretario, un costo dei dipendenti, e quindi c'è del dipendente, è sempre un costo. E quindi o l'ente è utile oppure è giusto sopprimerlo. Il voto favorevole viene dal fatto che noi effettivamente, come ha sottolineato il consigliere Darè, riteniamo che possa essere qualcosa di diverso, che non cambiare solamente il nome, ma con questa Unione Montana si possa concretizzare quell'unione dei servizi che auspichiamo. È anche, penso, il caso di dare una fotografia di qual è la situazione al momento. Al momento, dal punto di vista del Vittoriese, come unione dei servizi, abbiamo tre comuni, cioè Cappella Maggiore, Fregona e Sarmede, che hanno già consorziato alcuni servizi. Dall'altra parte, nella vallata, abbiamo Rivine Lago, Cison di Valmarino e Fregona, che hanno fatto altrettanto. Vittorio Veneto è rimasta un po' isolata, se non per il servizio di Polizia Municipale con il Comune di Tarso. Forse riteniamo e speriamo che l'Unione Montana possa essere quell'arma per il Comune di Vittorio Veneto per riuscire a riavvicinare gli altri comuni e a studiare e a impostare con loro un'unione di una serie di servizi che effettivamente può comportare un risparmio e un miglioramento dei servizi stessi. Grazie consigliere Botteo. Sì, volevo aggiungere qualcosa a quanto ha detto il mio capogruppo. Qui, per rispondere anche al consigliere De Bastiani, c'è un discorso sull'essere e sul dover essere, nel senso che un organo istituzionale come un consiglio comunale è tenuto, finché una legge esiste ed è efficace, a ottemperare a quelle che sono le prescrizioni di questa legge. Certo, dal punto di vista sostanziale potremmo perdere ore nel discutere l'utilità, la disutilità, come farla, come non farla. Il problema è che la legge regionale prevede istituzionalmente che i singoli comuni, tramite l'organo elettivo, il Consiglio Comunale, riempia quelle caselle e credo sia tenuto a effettuare tale scelta. È indubbio che questo carica di responsabilità chi viene eletto, anche perché effettivamente per ora è una scatola vuota, nel senso che proprio le turbolenze che hanno determinato i comportamenti di vari comuni, e fra l'altro sotto questo profilo forse sarebbe qualche volta interessante pensare di come da un ventennio si sia pensato e parlato di comuni come monadi a sé stanti, che possono fare quel che vogliono, da una parte, dall'altra, dall'altra, e hanno scardinato quel che era un assetto preesistente, determinando scatole vuote. Ora credo di riempirle, avendo anche come punto di vista il fatto che potrebbe aver ragione De Bastiani, nel senso di dire qui non è riempibile, oppure altre unioni di comuni soddisfano a quelle che sono le esigenze per cui l'unità montana è stata prevista dalla regione, e nulla toglie peraltro, proprio perché la legislazione è in divenire, che sia lo stesso legislatore regionale che magari remedius per pensa ritenga di dover intervenire nella soggetta materia. E sotto questo profilo può darsi che da un'Italia che sta cambiando verso, anche sotto questo punto di vista, vengano delle sollecitazioni, e probabilmente verranno. Fatto sta che rebus sic stantibus noi non possiamo, sarebbe anche un'omissione. Provate a immaginare se il Consiglio Comunale non ottemperasse a tale disposizione, ci troveremmo un'unità montana
con i componenti dei comuni residui e il comune di Vittorio Veneto che non ha voce in quel campo, in quei gli argomenti, in quelle funzioni che attualmente sono delegate all'unità montana, per cui credo sia doverosa la elezione. Grazie. Grazie consigliere Carnelos, io direi che a questo punto possiamo procedere alla votazione. E potete procedere pure allo spoglio. I conti tornano. Allora, hanno ottenuto voti Fasan numero 5 voti, Carnelos numero 9, Faraon numero 1, scheda bianca 1. Quindi a questo punto i rappresentanti del Comune di Vittorio Veneto nel Consiglio della istituenda Unione Montana delle Prealpi Trevigiane sono i consiglieri Carnelos per la maggioranza e Fasan con 5 voti per la minoranza. E quindi la delibera prevede di trasmettere copia del presente atto alla comunità montana e con votazione separata e con voto palese noi adesso dovremo dichiarare, stante l'urgenza segnalata dal Presidente della Comunità Montana, di dar corso, di dare il presente atto immediatamente eseguibile, quindi favorevoli all'immediata eseguibilità, contrari, astenuti, quindi la delibera è approvata all'unanimità. Questo.
a questo punto un'altra richiesta di nomina dei rappresentanti del Comune nel Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Proloco di Nove San Floriano di Vittorio Veneto. Lo prevede lo statuto dell'Associazione Proloco di Nove San Floriano e lo statuto in particolare all'articolo 6 prevede in seno al Consiglio di Amministrazione la rappresentanza di diritto dell'amministrazione comunale con tre consiglieri di cui uno appartenente alla minoranza. C'è stata una nota del Presidente Professor Della Libera acquisita in data 15 luglio con la quale viene richiesto appunto di provvedere alla nomina di rappresentanti e questa viene fatta mediante votazione a scrutinio segreto, quindi pregherei già di consegnare le schede, con voto limitato ad una sola preferenza. Grazie. Gli scrutatori? Sì, sì, sì. Prego, prego. Prego. Scrutatori. Ah, potete anche dire la voce alta. Numero 4, 6, 6, 12, 4, 16, schede bianche, 0. Allora, hanno ottenuto voti Darsì e Caterina, numero 6, De Valier Fabio, numero 4, Faraon Alessandro, numero 6. Quindi risultano eletti questi tre che ho nominato, Darsì e Caterina, De Valier Fabio per la maggioranza e Faraon per la minoranza. A tutti gli effetti è stato questo il motivo per cui abbiamo discusso all'inizio. Dal punto di vista tecnico, matematico, appartiene alla minoranza dal punto di vista della votazione. Quindi, la delibera comprende appunto i tre nominativi di trasmettere copia di questo atto alla Proloco, ovviamente di Nove San Floriano, e procedo anche con votazione palese
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente delibera. Voti favorevoli? Contrari? Bene, approvata all'unanimità. Ancora una delibera tecnica, diciamo, la nomina dei rappresentanti del Comune nel Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Proloco di Vittorio Veneto. La Proloco di Vittorio Veneto nel suo statuto prevede all'articolo 7 che ci siano, che facciano parte due consiglieri rappresentanti dell'amministrazione comunale, uno di maggioranza ed uno di minoranza. In analogo modo alla precedente, la votazione è a scrutinio segreto e si può esprimere una sola preferenza. Quindi io direi che possiamo procedere alla votazione se non ci sono interventi. Procedere allo spoglio. Dieci. I conti tornano. Allora, hanno ottenuto voti Fiorin numero 10, Sant'Antonio numero 5, Farò numero 1. Schede bianche nessuna, per cui la delibera si delibera di nominare rappresentanti del Comune nel Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Proloco di Vittorio Veneto i consiglieri Fiorin Fiorenza e Sant'Antonio. Anche qui di trasmettere, chiedo scusa, copia del presente atto al Proloco di Vittorio Veneto e con votazione separata l'immediata eseguibilità della delibera, quindi favorevoli all'immediata eseguibilità, contrari, delibera approvata all'unanimità. La delibera numero 6, l'individuazione degli organismi collegiali indispensabili di competenza del Consiglio Comunale per l'anno 2014. Do la parola al Sindaco Tonon. Sì, grazie. Per quanto riguarda gli organismi, si è ricalcato grosso modo quello che era già in corso. Allora, a parte le quattro commissioni consigliari che sono state votate al primo punto all'ordine del giorno e che ribadisce le decisioni e deliberazioni consiliari del 2002 e del 2009, si propone di confermare la commissione di pari opportunità tra uomo e donna, già approvata con deliberazione numero 144 del 99, il comitato di gestione della Galleria Civica d'Arte Medievale, Moderna e Contemporanea Vittorio Emanuele II, la più nota come collezione Paludetti,
istituita con deliberazione consiliare 119 del 2003. La commissione consiliare Piruea area ex Fassina ed ex Carnielli, istituita con la deliberazione consiliare numero 40 del 2009, e la commissione edilizia integrata, così come la deliberazione numero 52 del 2009. Preciso che la commissione consiliare Piruea area ex Fassina ex Carnielli viene confermata per due motivi. Uno, perché come sappiamo tutti la situazione non è che sia risolta definitivamente, e anche perché a settembre dovrebbe esserci una seduta del Tribunale relativa all'escussione della polizza fideiussoria, sperando ovviamente in una positiva risoluzione del problema. Ci sono interventi? Ecco, se non ci sono interventi, io appunto metterei ai voti di dichiarare come indispensabili per la realizzazione di fini istituzionali dell'ente gli organismi citati, quindi le quattro commissioni consigliari permanenti che abbiamo votato al punto numero uno, e poi la commissione pari opportunità, il comitato di gestione della galleria civica d'arte medievale moderna e contemporanea Vittorio Emanuele II, la commissione consigliare area ex Fassina ed ex Carnielli, la commissione edilizia integrata. Questa votazione naturalmente con voto palese, e quindi non mi sembra che nulla osti, naturalmente si verrà trasmesso il presente provvedimento al Dipartimento della Funzione Pubblica a soli fini conoscitivi, secondo quanto indicato nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 11 del 2000. Quindi io metterei ai voti favorevoli, contrari. Prego. Prego. La commissione integrata rimangono in questi nominativi o verranno indicati? Allora, di nuovo, mi permetto, credo di poter rispondere. Questa è l'individuazione delle commissioni. La commissione edilizia integrata non nel merito, no, assolutamente. Poi si provvederà in seguito. Sì, fermo restando che qualsiasi altra commissione può essere istituita successivamente. Esattamente. Difatti noi ci eravamo posti il problema se alcune commissioni potessero essere stralciate, potessero essere ampliate, se ne potevamo anche individuare delle altre. Però nulla osta al fatto che queste vengano riconfermate, anche perché questa delibera dovrebbe essere fatta ogni anno, ai sensi di quanto citato prima, entro i primi sei mesi dell'anno. Quindi adesso, per ovvi motivi di elezioni nel mese di maggio-giugno, la stiamo approvando adesso. Nulla osta che una volta messi a fuoco i problemi noi potremmo individuare altre commissioni o stracciare qualcuno di queste. Quindi a posto. E quindi metto ai voti per alzata con voi. Prego. Prego. Grazie. Allora, informiamo anche la minoranza che nella maggioranza c'è un dibattito sulle commissioni, su effettivamente quali possano essere le commissioni da tenere, quindi per l'anno 2015, e se possano essere istituite di nuove o magari sostituite alcune di queste con delle nuove commissioni. Quindi se vorrete anche voi dare il vostro contributo di idee su questa ridefinizione delle commissioni, ovviamente siete ben accetti. È altresì volontà della maggioranza di cercare di migliorare la partecipazione alle commissioni, quindi sicuramente faremo in modo che le commissioni saranno aperte per la partecipazione anche agli altri consiglieri, quindi non solamente i membri delle commissioni, ma cerchiamo di fare in modo che possano partecipare meno come uditori anche gli altri consiglieri, e poi forse riusciremo di allargare anche al pubblico alcuni tipi di incontri delle commissioni consigliari. Allora, metterei i voti favorevoli, contrari, astenuti. Okay. Quindi è delibera approvata all'unanimità. Un attimo solo.
Allora, sì, delibera numero 7. Io dopo cedo la parola all'assessore Mognol, vorrei solo introdurre brevemente questa delibera, che è l'approvazione del piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso ai sensi della legge regionale 17 del 2009. Una brevissima cronistoria. La Regione Veneto è stata la prima in Italia che si è dotata di una legge per ridurre i consumi energetici e contemporaneamente anche ridurre l'inquinamento luminoso. È stata approvata, non era una legge sinceramente fatta bene, aveva dei margini di interpretazione. Nel 2000 e a seguire dall'anno 2000 molte regioni italiane hanno invece adottato leggi molto più severe, ma anche molto più redditizie, e la Regione Veneto ha approvato una legge simile a quella della Regione Lombardia, della Regione Marche, della Regione Emilia-Romagna e di molte altre regioni italiane, la numero 17 del 2009. Sostanzialmente la legge cita i criteri tecnici per fare questi piani della luce, per riordinare, diciamo, gli impianti di illuminazione, e all'articolo 5 stabilisce quelle che sono le competenze dei comuni. In particolare, tra le competenze c'è quella di adottare, realizzare il piano per il contenimento dei consumi e dell'inquinamento luminoso. Si tratta di un piano tecnico. Il primo firmatario della legge 17 del 2000 è stato l'assessore Ciambetti del gruppo consigliare della Lega, però è stata votata all'unanimità da tutto il Consiglio regionale. Quindi è una buona legge. E adesso, se vuole aggiungere qualcosa, darei la parola sicuramente all'assessore Pognolo. Sì, buonasera a tutti. L'introduzione in parte l'ha già fatta il presidente Tocchetti. Io farò due parole brevi per poi lasciare la parola all'ingegner Tonon, che ci illustrerà nel dettaglio questo piano. Il piano appunto che verrà illustrato questa sera è il piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso. E come detto prima dal presidente Tocchetti, è stato redatto sulla base di questa legge regionale del 2009 che dice, qui la cito leggendo, nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici. Quindi questa sera questo piano qua è un piano che ha lo scopo di ridurre quelli che sono i consumi fondamentalmente energetici, l'inquinamento luminoso legato a quella che è la pubblica illuminazione, quindi l'illuminazione delle strade per intenderci. È un piano che appunto verrà illustrato subito dopo questo mio breve intervento. Funziona, sì, eccoci qua. E che ho avuto modo appunto leggere, di affrontare in questo breve periodo dal nostro insediamento, che però ho già avuto modo di capire che è un piano molto ben fatto, molto particolareggiato, con una mole di dati, di analisi veramente fatto bene. È un piano che oltretutto nelle ultime due settimane è stato sottoposto a un ulteriore parere da parte dell'ARPA, parere positivo, e quindi oltretutto questo è un altro punto d'eccellenza, il fatto di aver avuto l'ARPA che ha dato un ennesimo parere positivo su questo piano. Ed è un piano che permette di avere un quadro ottimale molto dettagliato di quella che è la situazione sul nostro territorio per quanto riguarda l'illuminazione pubblica. Quindi avere un quadro da cui partire è fondamentale in tutta la pianificazione urbanistica della città. È un piano che prevede quindi, sulla base di queste linee guida individuate dalla legge, una serie di interventi da qui ai prossimi anni per portare e migliorare l'efficientamento e la riduzione della spesa energetica per il nostro comune. Ovviamente è un investimento, si parla di cifre attorno e vicine ai 7 milioni di euro, quindi bisogna andare per step successivi sicuramente, vista la contingenza economica in cui ci troviamo. Ma si può fare, quindi attraverso interventi di messa in sicurezza, aggiornamento anche tecnologico di quelli che sono, diciamo, gli oggetti, gli strumenti, no? Oggetto di questo piano. Però si può fare, quindi sicuramente in questo senso bisogna andare per poter anche, diciamo, sperare in un futuro migliore in questo senso. E per ultimo, e qui concludo, vorrei comunque ringraziare il precedente assessore che mi ha preceduto, quindi il dottor Miatto, che comunque ha sostenuto questo piano fin dall'inizio, e quindi sicuramente un ringraziamento a lui in questo senso. E soprattutto vorrei ringraziare l'ingegnere Tonon, che questa sera ci illustrerà il piano, e tutto lo staff che ha permesso di
portare a termine, di realizzare e completare questo piano, uno staff tutto interno al comune di Vittorio Veneto, quindi con professionalità e competenze interne, che ci ha permesso quindi anche di ottimizzare le spese, e quindi direi un ringraziamento soprattutto a loro per il lavoro ben fatto che è stato portato avanti e concluso, e stasera andremo appunto alla sua approvazione. Quindi io qui chiuderei, passo la parola all'ingegner Tonon, che con una serie di slide cercherà di illustrarci un attimino anche alcuni aspetti più tecnici di questo piano. Grazie ancora. Allora la parola all'ingegner Tonon. Buonasera. Iniziamo parlando della normativa di riferimento. Non esiste oggi una legge nazionale che imponga come illuminare le strade e le aree pubbliche, e non esiste nemmeno una sempre nazionale che obblighi i comuni a redigere un piano regolatore dell'illuminazione comunale. A livello nazionale ci sono stati dei tentativi nel 96 e nel 98, purtroppo problematiche riguardanti la legislazione concorrente Stato-Regione hanno portato a nulla di fatto. A livello regionale, ricordava il Presidente del Consiglio, siamo stati la prima regione a legiferare nel 97, poi sono arrivate queste nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso con la legge 7 agosto 2009 numero 17. Scusate. Sono state deliberate alcuni atti riguardanti appunto la legge regionale. La più importante è questa che fissa i criteri e modalità per l'erogazione dei contributi da concedere ai comuni che promuovono interventi per il contenimento del fenomeno di inquinamento luminoso. Ecco che tra i criteri per attingere a finanziamenti regionali nel limite del 50% della spesa ammissibile e comunque sotto i 70.000 euro in ogni caso, noi abbiamo la peculiarità di essere tra i comuni ricadenti nella zona di protezione degli osservatori astronomici non professionali, quello di Piadera, ok? Faremo l'attestazione, nella delibera c'è l'attestazione relativa al risparmio di consumo di energia elettrica che conseguiremo di anno in anno, dopo ve lo farò vedere, e dovremo assolutamente inserire gli interventi nel programma triennale delle opere pubbliche e adeguare il regolamento edilizio, al di là del fatto che sembra imminente un'uscita di un regolamento edilizio che varrà per tutto lo Stato, però ci possono essere sempre delle modifiche. Insomma. La correlazione con altri piani. Il piano non è una cosa che nasce così, in realtà nasce da una filosofia che sta prendendo piede, che è quella del contenimento dei consumi energetici, e noi nel piano energetico comunale nel 2009 avevamo già parlato di interventi intrapresi e necessari per ridurre il consumo energetico relativo agli impianti di illuminazione pubblica, e l'atto fondamentale è l'adesione al patto dei sindaci con, tra l'altro, l'approvazione del piano d'azione per l'energia sostenibile del PAES, che all'interno delle azioni previste del piano aveva proprio anche quello della riqualificazione dell'illuminazione pubblica. Questo è l'indice delle elaborati del piano, un'introduzione, la normativa di riferimento, l'inquinamento luminoso, l'inquadramento territoriale comunale, cenni storici, i vincoli e la pianificazione territoriale, cenni storici, stato di fatto, e poi una parte relativa alla pianificazione, con degli allegati sui corpi illuminanti e la loro analisi, la conformità, lo stato di fatto di tutti i circuiti, qui potremmo sbizzarrirci, avendo informatizzato tutto si possono avere dei layout sovrapposti, basta avere la fantasia di chiedere, vogliamo vedere le lampade, vogliamo vedere le potenze, quello che si vuole. E poi c'è un atto fondamentale che è la pianificazione, si parte dalla classificazione della viabilità per avere poi la classificazione illuminotecnica di ingresso per le strade, di progetto, c'è una proposta di accorpamento dei circuiti e anche delle linee guida per la loro illuminazione per aree omogenee. Questo qui vedete, ecco, degli elaborati grafici, a sinistra vedete i punti luce disseminati sul territorio, i 6.000 punti luce circa, i 108 circuiti con i diversi colori che ci sono nella città,
Queste sono le diverse tipologie di lampade a seconda della potenza. Parliamo un attimo dell'inquinamento luminoso. Queste qui sono foto prese dal satellite. Vedete che l'Amazzonia, il Sahara, la catena himalayana, il deserto dei Gobi sono abbastanza scuri, ok, i mari naturalmente, però vedete dove ci sono le maggiori urbanizzazioni, Giappone, Europa e Stati Uniti, abbiamo inquinamento luminoso. Ecco un'altra foto, questa è la nostra vecchia Europa, qui cominciamo a vedere l'Italia. Ecco, quella di prima, se qualcuno interessa, se va a vedersi, c'è Paolo Nespoli che c'ha su uno YouTube e c'ha una presentazione, dice guardate l'Italia sembra uno dei paesi più ricchi di petrolio al mondo, non lo dice naturalmente sarcasticamente. Questa è la situazione, voi vedete naturalmente Roma, Napoli, ma soprattutto la Valpadana con Milano, Venezia, ecco il nostro Triveneto in cui si vedono proprio le dorsali, vediamo la Ponte Bana salire, giusto per, ecco qui la Ponte Bana vedete, da Mestre, Treviso, si sale la Ponte Bana. Questa è Vittorio Veneto, questa qui la Valle del Cadore, che dopo si divide, la Val Belluna. Ecco, questa qui è una, la luminanza nel Veneto, è una cartina fatta per dimostrare l'inquinamento luminoso, naturalmente Padova, Verona la fanno da leoni. Questi sono gli osservatori del Veneto, la legge regionale individua delle aree di rispetto, abbiamo naturalmente i 25 km attorno all'osservatorio professionale di Asiago, i due osservatori, e questo è l'osservatorio di Piadera, l'osservatorio di Vittorio Veneto, Fregona Vittorio Veneto. Ecco le zone di rispetto che dicevo, i 25 km, Vittorio Veneto all'interno di quest'area. Vediamo il nostro inquinamento luminoso, questa qui è una foto presa dal Vicentino a quota 1210, vedete la stretta di Serravalle sostanzialmente e la zona industriale e l'inquinamento luminoso molto diffuso soprattutto nella bassa pianura. Ecco altre foto, vedete queste qui sono abitazioni a Maren e questa qui comincia a essere la zona diciamo di Savassa. Ecco da Santa Augusta un'altra foto con le dorsali cittadine, la zona industriale sullo sfondo, una foto di dettaglio. Questo è l'inquinamento luminoso provocato dall'uscita dell'autostrada nord, è notevole, questo qui in campo sportivo di Longhere. Questa è una foto da San Paolo, vedete l'inquinamento provocato ad esempio dall'illuminazione del castello vescovile. Cenni storici, ecco, qui vado veloce, vedete i lampioni di inizio Novecento quando è cominciata l'illuminazione pubblica, il cavallino, ecco questi qui anni 60, la vecchia pretura, qui abbiamo già in nuova illuminazione, questo è il vecchio seminario, piazza cattedrale ora Giovanni Paolo I, piazza Fiume, com'era e com'è sostanzialmente, queste sono foto dell'archivio dell'illuminazione pubblica. Ecco, il primo progetto sostanzialmente risale al 59, nel 62 poi sono stati fatti veramente un vero progetto dall'ingegner Calandri, dal mio predecessore geometra Alfredo Ursic, e allora fu acceso un mutuo da 100 milioni. Avevano problemi di finanziamento già loro, i problemi di finanziamento di allora sono quelli che abbiamo oggi noi. Ecco, questo qui è il progetto generale, vedete i classici lampioncini di Serravalle, ormai storici, entrati a pieno titolo nella connotazione della nostra località. Ecco questo qua è un appunto ad esempio del mio predecessore, scritto a mano nel 64, molto, molto bello. Nell'83 ho trovato in archivio la richiesta da parte del sindaco di avere uno spegnimento ulteriore degli impianti dotati di mezzanotte, un'operazione che avrebbe portato a un risparmio di circa 9 milioni di allora su 140 milioni, ma ho trovato la proposta ma alla fine non è stato dato seguito. Veniamo al rilievo fatto. Questi sono i punti luce che troviamo informatizzati dal servizio informatico territoriale della comunità montana. Avevamo dato i dati, loro l'avevano informatizzato per tutti i comuni. Ecco nel dettaglio, vedete come si vede, a ogni punto luce corrisponde una tendina in cui ci sono dentro dei dati. Viene data anche una slide che dice qual è il tipo di punto luce, l'altezza, I dati non erano sufficienti, noi li abbiamo implementati portando dentro il tipo di lampada, se tutta notte e mezzanotte, e poi la conformità o meno alla legge regionale. Quanti sono i punti luce? Sono 5.943 al 27 maggio 2013, abbiamo fissato una data e abbiamo lavorato su quei dati lì.
distribuiti su 108 circuiti per un totale di potenza complessiva di 688,7 kW. Alcune aree tematiche di analisi che abbiamo sviluppato, le sorgenti luminose, ecco la distribuzione in base alla tipologia delle sorgenti luminose, vedete che abbiamo il sodio ad alta pressione per il 55%, il vapore di mercurio per il 28%, sono le voci più grosse. Dovremo togliere naturalmente nel tempo le vapori di mercurio che hanno, qui vedete la distribuzione secondo le potenze, ecco vedete i vapori di mercurio, quella da 125 potrebbe essere benissimo equiparata a una da 70 watt. Lo stesso consumo fa lo stesso flusso luminoso sostanzialmente, ma consuma molto meno. È quello che è stato fatto negli anni. Ecco, vedete qui la potenza assorbita media, quei 125 contro i 114. Le efficienze luminose, questo è il discorso importante. I vapori di mercurio hanno efficienze basse, vale a dire emettono poca luce rispetto alla potenza consumata. Quindi vedete valori 33, 42, 50, okay? Contro le vapori sodio alta pressione che vedono invece 119, 129. Altre tematiche, la tipologia dei sostegni. Sostanzialmente abbiamo pali in acciaio zincato, pali verniciati e qui c'è tutta la tipologia distinta in base alle forme, pali molise, orobia, sempione, eccetera, quello che sono i pali dritti. Quelli storici, poi c'è una definizione anche di tipologia di corpi illuminanti, quelli storici, stradali, alcuni possono essere di una parte o dell'altra perché hanno la stessa valenza o lo stesso uso sostanzialmente. Ecco, questo qui è la ripartizione percentuale dei corpi illuminanti, vado veloce. Questa qui è la distinzione veramente di tutti, cioè è l'analitico di tutti i corpi illuminanti che abbiamo. Vedete che il corpo più illuminante più diffuso sono 1219, sono la Citeco SL100, tutte quelle che vedete sulla statale 51 alla zona industriale sono questi. A seguire le vecchie armature Fire 1000 a vapore di mercurio o ancora 841, quelle che sono progressivamente sostituite. La legge regionale fissa 4 requisiti per quel che riguarda i nuovi impianti. Devono avere un flusso luminoso emesso verso l'emisfero superiore oltre i 90 gradi a zero, avere lampade con efficienza superiore a 90 lumen watt, bisogna illuminare quanto serve, cioè un livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza specifiche, e introdurre, provvedere anche alla messa in opera di dispositivi che abbassano i costi energetici manutentivi, vale a dire con riduttori di flusso che agiscono puntualmente sulle lampade o in generale sull'intero circuito. Ecco cosa vuol dire conforme o non conforme. Va detto che se i corpi illuminanti erano conformi alla vecchia legge regionale 22 che prevedeva un 3%, questi non devono essere attualmente modificati, ma quelli nuovi devono avere 0%, cioè non devono avere emissione oltre i 90 gradi. È evidente che dobbiamo passare a lampade oltre i 90 lumen watt e abbandonare tutte quelle lampade caratterizzate da 40-56 lumen watt che abbiamo visto, quelle a vapore di mercurio, che tra l'altro sono già fuori produzione e non più commerciate. Questa è la distinzione, la valutazione dei corpi illuminanti storici, stradali, eccetera, e la loro analisi di conformità o meno. Sui proiettori è stata fatta un'analisi più puntuale. Ecco, queste sono le schede, ad esempio un tipo di scheda, la lanterna di Serravalle ha una scheda di questo tipo, questo è il corpo illuminante più diffuso sulla città. Questi sono stati tutti naturalmente studiati e esaminati nei loro file e l'UNDAT per verificare che la frazione fosse rivolta tutta verso il basso e che non ci fosse emissione verso l'alto. Sono state aperte anche le tabelle dei valori di intensità luminosa per vedere che le candele su chilo lumen sopra i 90 gradi fossero uguali a zero. Lo abbiamo fatto con diversi programmi informatici per verificare il corpo. Una cosa interessante è che se il corpo illuminante è, tra virgolette, anche inclinato di fino a 20 gradi, quel corpo il più diffuso che abbiamo visto è ancora conforme alla legge regionale 2297. Superato i 20 gradi non lo è più. Naturalmente non lo è certamente rispetto alla legge regionale 17 che dice zero assolutamente. Eccolo, questo qui il corpo illuminante. Questo è conforme alla vecchia legge regionale, è stato posato prima, quindi non necessita di attuale imminente adeguamento. Questi sono i classici corpi illuminanti che dovremmo adeguare perché vedete i valori rossi ci indicano che chiaramente non sono conformi alla legge regionale 17 del 2009.
La situazione di riepilogo: abbiamo, rispetto alla legge regionale 22, un 40% di non conformità, che sale al 62% di non conformità per quel che riguarda la legge regionale 17. Lì dentro ci sono tutti i corpi a bassa efficienza, quelli che emettono la luce verso l'alto e che quindi inquinano e che consumano di più, tra l'altro. Ecco, questi qui sono quelli non conformi. Vedete, hanno delle parabole, sono inclinati in maniera eccessiva. Anche i piccoli corpi illuminanti, questi qui la legge regionale dice chiaramente, anche pur avendo un flusso luminoso molto basso, la legge regionale dice in zone di rispetto dove c'è l'osservatorio astronomico, queste non sono ammesse le deroghe. Queste sono quelle che inquinano di più, le classiche sfere. Ce n'è qualche corpo illuminante a sfera che ha la calotta superiore che è coperta, è nera e quindi emette verso il basso, ma pochissimi sono conformi alla legge regionale. Questi sono i corpi illuminanti conformi alla legge regionale. Sono quelli che vedete più recenti, posati dalla nuova bretella, eccetera. L'intervento FAIS, eccetera. Ecco, questa qui è la distinzione, il riepilogo sostanzialmente visuale sulle planimetrie della conformità alla legge regionale 1722. Una piccola parentesi veloce. Nell'analisi abbiamo ritenuto importante segnalare che abbiamo anche una piccola smart city, vale a dire abbiamo sfruttato i cavidotti della pubblica illuminazione per portare anche la videosorveglianza. Queste sono le telecamere, alcune del comune, alcune sfruttando le fibre ottiche di ASCO TLC, che sono posate nel territorio comunale. ASCO TLC, vedete, ha sviluppato una dorsale e una rete a maglia sostanzialmente nella zona industriale e fino ad arrivare a, praticamente alla stretta di Serravalle per quel che riguarda la fibra ottica in cavidotti della pubblica illuminazione ove possibile. Qui vedete l'ubicazione delle nuove telecamere che sono state posate, quelle verdi. Questa fa parte di una rete, Vittorio Veneto fa parte di una rete diffusa su tutto il territorio provinciale da parte di ASCO TLC. Abbiamo concesso anche a Wind e a Fastweb dei cavidotti per posare fibra ottica. Abbiamo in itinere, sono in fase di realizzazione, 16 hotspot, l'accollegamento fibra ottica in fase di taratura tra la biblioteca civica e il nostro CED, come pure tra il museo del Cenedese e la torre dell'orologio. E sono in corso anche il collegamento in fibra, anzi sono già completati sostanzialmente i collegamenti in fibra ottica di tutte le scuole primarie, secondarie e inferiori della città, due la Manzoni di Forcale e quella di Costella invece con ponti radio perché la fibra ottica non passa vicino. Eccoli qui, questi qui sono i punti di hotspot presenti e quelli che verranno realizzati. Passiamo all'inquinamento luminoso. Noi pensiamo che l'inquinamento luminoso la maggior parte sia dovuto all'illuminazione stradale, ma questo qui è una slide di un convegno tenutosi recentemente a Treviso da parte del presidente, tra l'altro, dell'Osservatorio regionale dell'inquinamento luminoso, e vedete come l'illuminazione stradale sia l'ultimo punto. Quello che inquina di più sono le zone industriali, artigianali, centri commerciali. Perché? Lo vedete chiaramente, qui vedete ad esempio sempre dal San Paolo, vedete un campo sportivo inquina tantissimo, la permastilisa inquina, il campo sportivo inquina, ci sono proiettori qui della zona industriale che inquinano. Perché? Perché abbiamo, ecco ad esempio questo qui, uno potrebbe pensare qui inquino, in realtà non c'è inquinamento, qui c'è riflessione. Perché i corpi sono correttamente posati, siamo al casello, alla stazione prima del casello sud di Vittorio Veneto, la stazione Cervale di servizio. Questi inquinano, vedete questi proiettori posati in questo modo. Allora abbiamo proposto nel PCIL una integrazione del regolamento edilizio come prevede la legge, l'articolo 5 dice adeguano i regolamenti edilizi alle disposizioni presenti legge, e c'è una proposta e quindi sarà portata all'attenzione del Consiglio prossimamente. C'è un obbligo di progettazione degli impianti, sia di illuminazione esterna, sia pubblici che privati, con un progetto illuminotecnico, con una dichiarazione di conformità e con la misurazione della fotometria allegate per i corpi illuminanti utilizzati, in maniera tale da poter verificare, io ho fatto una modulistica che possa consentire agli uffici che dovranno verificare i progetti di illuminazione privata esterna, che possa vedere rapidamente se è conforme o meno. Ho dato anche un bel metodo per i progettisti. I consumi in Italia, passiamo all'aspetto del consumo energetico. In realtà i consumi energetici rispetto al totale sono circa un 2%, 6 contro i 313, ok? Questo è l'andamento dei consumi dell'energia elettrica in Italia tra l'87 e il 2011. La stessa cosa sull'illuminazione pubblica. Cominciamo a avere
una stasi, siamo in crisi, no? In Italia, 8.100 comuni, siamo circa 60 milioni, i punti luce stimati sono circa 10 milioni, abbiamo quindi una media di 5-6 abitanti per punto luce. Un dato importante che il Presidente mi chiedeva di far evidenziare, consumiamo circa 103 kWh per abitante, okay? La potenza media è 144 watt a punto luce. La situazione di Vittorio Veneto, 67,62 kW contro i 103, 75,5. Siamo, tra virgolette, ai livelli dei paesi, cioè l'Italia a questo livello qua, ma noi siamo a questi livelli qui, sostanzialmente, Francia, Germania, questo perché? Questo perché per la quasi totalità dei circuiti, fin dalla loro nascita nel 62, come dicevo prima, abbiamo adottato il sistema dello spegnimento alternato, vale a dire alle 22:30 la maggior parte dei circuiti presenta un spegnimento alternato, rimane acceso un punto luce sì, uno no, rimangono quelli magari vicino agli incroci dove ci sono possibilità, zone di possibile conflitto. Questo qui è il trend di crescita dei punti luce, vedete come abbiamo aumentato le lampade a maggiore efficienza e nel tempo abbiamo diminuito le lampade a minore efficienza, naturalmente ci vuole tempo e investimenti notevoli. Andiamo avanti, ecco, il consumo reale negli anni, qui abbiamo elaborato i dati dei consumi a Enel di tutti i 108 circuiti mese per mese, file enormi, però li abbiamo elaborati alla fine, questo è il dato reale dell'ultimo anno, 1.930.000 kWh, distribuite nelle fasce F1, F2, F3, F3 naturalmente della notte, con il classico andamento che naturalmente durante l'anno, quando ci avviciniamo al solstizio, si consuma meno e si raddoppiano i consumi naturalmente a dicembre. La legge dice che in armonia con i principi del protocollo di Kyoto dobbiamo anche individuare la quota annuale di incremento massimo. La legge dice di individuare il dato del 2009, noi non l'avevamo reale, nel senso che all'inizio del 2009 ci sono stati i cambiamenti dei contatori da meccanici a digitali, ragione per cui abbiamo scelto l'anno 2010 e l'1% di 1.897 sono 18.000, quindi possiamo incrementare ogni anno al massimo di questo consumo, okay? Abbiamo ancora un margine, ad esempio negli anni, qui attualmente nel 2013 abbiamo un margine di 24.000. Ecco, questi sono i punti luce di tutta notte, anzi di mezzanotte in rosso, in verde di mezzanotte, e ci sono anche i riduttori di flusso di cui dopo parleremo. Ecco che abbiamo un 30% di punti luce che si spengono, cioè 1.700 punti luce su 5.900, circa un 30% si spegne durante la notte. Questo ci consente di avere consumi bassi, perché non abbiamo 4.294 ore di funzionamento, ma abbiamo 1.200 ore. Quindi i consumi, questo è un calcolo teorico dei consumi in base alle potenze e al numero delle ore che dovrebbero funzionare, naturalmente viene un consumo superiore a 1.930 perché nella realtà c'è sempre qualche lampadina che non funziona e quindi abbiamo qualcosa di meno. Se non avessimo questo saremmo a 2.700.000, cioè quasi un, non dico un 30%, ma quasi un 25% in più. Questi sono i costi dell'energia elettrica reali fatturati nell'ultimo anno, da febbraio a gennaio, l'ultima gara che abbiamo fatto porta questo, con l'IVA anche, dopo messa naturalmente la variazione IVA 21-22%, totale sono 430.000 euro. Avete visto sul giornale questa mattina, c'era un articolo sulla stampa che parlava dei 19 euro, 430.000 diviso i famosi 28.500 abitanti, fa proprio 19 euro ad abitante anno per l'illuminazione. Questi sono i costi complessivi della pubblica illuminazione, l'energia elettrica, le manutenzioni straordinarie, l'acquisto di materiali che facciamo in economia e che poi la ditta in caso di bisogno va a sostituire, vale a dire lampadine, pali e armature sostanzialmente. Qui vado veloce perché parla della la fase della pianificazione, è una cosa abbastanza tecnica, ci sono delle norme UNI dell'ottobre 2012, sono state tra l'altro abbastanza contestate perché di punto in bianco hanno raddoppiato, tra virgolette, i livelli di illuminamento
però consentono sempre, naturalmente, con un'analisi progettuale adeguata, che qualora, ad esempio, il flusso di traffico sia inferiore al 50% rispetto a quello per cui è stata tarata quella strada, io possa declassare e quindi illuminare di meno. Questo lo posso fare soprattutto di notte, quando il traffico scende, perché l'andamento delle strade, questo è un esempio di via Caviglia, vediamo che di notte questa strada alle 10 del mattino ha il suo punto, mezzogiorno, alle 6 di sera, ma dopo di notte il traffico scende, non interessa la notte. Allora vediamo che questa strada qui, che avrebbe 1600 auto al giorno, ha sostanzialmente un 60% di carico, ma scende alle 4 del mattino abbiamo un 13, già alle 21 di sera abbiamo un 25%, quindi potremo declassare di due categorie. Abbiamo correlato anche, grazie a un rilievo fatto dalla Polizia Municipale, gli incidenti verificatisi negli ultimi 8-10 anni, quali sono? Ecco, incidenti. Abbiamo visto che la loro distribuzione durante l'arco dell'anno, cioè da gennaio a dicembre, è sostanzialmente non influenzata dalla stagionalità, è invece influenzata dal traffico. Quindi di notte non è che abbiamo un maggior numero di incidenti, il maggior numero di incidenti crescono quando abbiamo maggior traffico. Questa è proprio una correlazione, ad esempio in via Marconi, ho tirato fuori i dati, vediamo che gli incidenti avvengono durante il giorno, di notte possono esserci. Ricordiamoci sempre, l'illuminazione è sensazione di sicurezza, non è sicurezza, è sensazione di sicurezza. Ci sono degli studi fatti in Francia recentemente, spegnimento di autostrade, gli incidenti sono diminuiti e sono stati meno gravi addirittura. Qui è uno studio illuminotecnico su alcune strade, sono state fatte delle analisi a campione, in cui si può vedere che la classificazione illuminotecnica di progetto di ingresso è una M3B, ma posso benissimo già alle 21 pensare di declassare una M5, perché il traffico mi è già sceso sotto il 25%. Questo è un rilievo illuminotecnico fatto in zona industriale, quindi questa qui è una strada a una candela, è una ME3B tranquillamente, ma sappiamo benissimo che nella zona industriale potremo scendere benissimo, nel senso che possiamo passare, dato che avremo portate di servizio inferiore al 50% se non del 25%, scendere a livelli di illuminamento 0,75-0,50 candele metro quadro, e quindi la cosa può essere estesa a gran parte della città, perché le strade più trafficate già presentano un 25%, immaginate quelle che sono le piccole strade cittadine di quartiere. Questa è la classificazione in una tecnica, quindi data dal territorio, con la classifica delle strade, la tipologia delle strade, categorie di ingresso, di progetto e di proposta del PC. La pianificazione di interventi. Abbiamo fatto una descrizione sintetica dello stato di fatto circuito per circuito, i 108 circuiti, gli interventi di adeguamento di ciascuno di essi e una stima di massima della spesa. Un esempio, un piccolo circuito di via Ferraris, che è qui vicino a Viale della Vittoria, okay? Questi sono i punti luce, questa è la descrizione, la tipologia che abbiamo ancora vecchi lampioni, su pali addirittura Enel, le lampade a vapore di mercurio da 80 watt da togliere. Questo è il rilievo di dettaglio, la conformità o meno alla legge regionale, un intervento di adeguamento che dice che cosa va fatto, quadro da rinnovare, sostituzione, l'allacciamento eventualmente al riduttore di flusso addirittura del circuito vicino. Ecco, questi sono i punti luce non conformi alla legge regionale 22, questi e quelli non conformi alla legge regionale 17. Questi qui erano nuovi, erano stati fatti recentemente. La spesa complessiva arriva a 6 milioni e 9, quello di prima era 30.000 euro, se sommiamo tutti i 108 circuiti, questa qui è la cifra che è preventivata. Una delle cose importanti, i 108 circuiti, razionalizzandoli, possiamo ridurli a 87 circuiti, questo significa avere meno forniture Enel, meno quadri comandi e poter avere dei riduttori di flusso. Le azioni previste per il miglioramento dell'efficienza energetica, oltre che naturalmente non disgiunto dall'adeguamento all'inquinamento luminoso. L'installazione di interruttori astronomici per l'accensione, regolazione e spegnimento dei circuiti, ne abbiamo già posati alcuni. C'è un programma collegato all'orologio astronomico di Francoforte che dice in un anno, guarda, tu a quest'ora, quel giorno, data giorno, devi accenderti alle 8.05, ti avvicini al solstizio d'estate, devi accenderti alle 8.15, e quindi fa quella famosa curva che abbiamo detto prima, okay? Quindi riduce e c'è la possibilità di dire accendici prima, 5 minuti prima del calare del sole oppure 5 minuti dopo, è da decidere.
può essere naturalmente anche spegnimi certi circuiti, spegnimi durante la notte certi circuiti. La sostituzione delle lampade a vapore di mercurio con lampade a maggiore efficienza. Non ho scritto vapori di sodio. Il piano è un piano che deve durare anni, potrà essere rinnovato, la legge regionale dice che dovremo fra 7 anni dare una rivisitazione. Però io parlo di lampade a maggiore efficienza. Oggi sul mercato probabilmente le lampade a vapori di sodio ad alta pressione sono quelle caratterizzate ancora dalla maggiore efficienza. Però i LED stanno arrivando e stanno arrivando ad efficienze quasi paragonabili e il futuro sarà il LED. Ecco, la sostituzione non porta significativi risparmi, perché passiamo ad esempio dai 125 watt che con gli ausiliari fanno 140, passiamo a 84 watt, quindi il margine è molto basso, una diminuzione del 5%. Una maggiore e significativa riduzione naturalmente di consumi lo possiamo avere con i riduttori di flusso. E cerco di spiegarmi con una foto, eccola qui. Io posso partire a pieno regime, cioè la strada è un M3B, quando il flusso di traffico è elevato illumino parecchio, quando durante la notte il traffico diminuisce posso scendere, portare quindi a fare una riduzione sul voltaggio e diminuire il flusso luminoso e consumare meno. Poi per risalire naturalmente al mattino, magari alle 6 il traffico, abbiamo visto che a Vittorio Veneto la gente va a lavorare e si muove abbastanza presto. Quindi ho detto installazione di riduttore di flusso o riduttore puntuale dei singoli punti di luce. In questo modo qui, con una riduzione, una stimata prudenziale intorno al 30%, noi possiamo pensare di avere un consumo di 1.800.000 contro, ricordate, 1.930.000. Se lo limitiamo ai circuiti di potenza superiore ai 5 kWh, torniamo a circa un poco più del meno 3% del consumo, quindi 2 milioni di kilowattora annui che abbiamo, teorici. Una cosa importante è l'ottimizzazione dei contratti di fornitura dell'energia elettrica. Sappiamo che con la liberalizzazione del decreto Bersani dei primi anni 2000 siamo sul libero mercato, il comune cosa fa? Non va in Consip, mette a base d'asta i prezzi Consip e cerca di avere ulteriori risparmi. Ci è andata bene in questi anni. Una delle cose interessanti potrebbe essere unificare, avere una massa critica maggiore. Noi abbiamo 600, abbiamo quei 2 milioni di kilowattora, ma mettendo assieme magari più comuni in forma associata e presentandoci quindi sul mercato con consumi elevati, si potrebbe spuntare ancora prezzi unitari del kilowattora molto più bassi. Okay? Una cosa avviata dalla precedente amministrazione a fine 2013 è aver ottenuto i titoli di efficienza energetica da parte dell'Unione Europea. Abbiamo preso tutti gli interventi attuati tra il 2005 e il 2013, non solo sugli impianti di illuminazione pubblica, ma anche sulle proprie strutture di impianti, vale a dire coibentazioni, sostituzione di caldaie, eccetera, e abbiamo ottenuto a fine anno 249 titoli per i primi 5 anni e dopo 81 dal sesto al settimo anno, e venduti annualmente sulla borsa questi titoli consentiranno al comune di avere un introito di 104.000 euro stimati, forse qualcosa di più perché i titoli stanno crescendo. Un esempio di adeguamento alla, alla legge regionale 17, la legge dice in 5 anni, anzi in 2 anni, quelli da 400 watt, sono i due fari che vedete qui sulla cosa del seminario, dovete adeguarli. Questi qui inquinano, lo vedete proprio chiaramente, questa qui è una foto fatta da San Paolo, questo è dopo l'adeguamento. Questo è, vedete, 2012, questa è fatta recentemente, a maggio 2000, dopo la modifica. Cosa è stato? Eccolo qui, lo vedete molto meglio. Ok, cosa è stato fatto? Il faro da questa posizione qua è stato portato orizzontale in maniera tale da avere assolutamente zero verso l'emisfero superiore, oltre i 90 gradi. Anche le campane, che attualmente non sono adeguate e sono molto diffuse, esiste un prodotto sul mercato che prevede il vetropiano e che porta a zero, vedete qui sopra i 90 gradi, le candele kilolumen sono zero. Un'ipotesi di progetto di via Ferraris che abbiamo visto prima, ad esempio, con corpi illuminanti di quelli classici che abbiamo utilizzato con lampade a vapore di sodio, ci consentirebbe di avere un 30% rispetto ai 1.165 euro annui attuali, un risparmio di 350 euro. Ho messo le sodio a alta pressione, ci sono anche i LED che vanno avanti, ho portato una simulazione, che possono essere conformi, ok? Abbiamo una diminuzione di potenza notevole. Probabilmente, ad esempio, questo corpo illuminante qui devo verificarlo perché
Questi qua sono simulazioni, verifiche illuminotecniche fatte. Questo qui è un corpo illuminante, non gli ho dato il nome, gli ho scritto LED 1. Questo ha delle lenti speciali, è da vedere la bontà del corpo illuminante dopo a lungo termine, perché i LED presentano anche loro i loro problemi. Sono state date anche delle linee guida per quel che riguarda l'approccio, la pianificazione progettuale nei prossimi anni. Vanno valorizzate sostanzialmente le strade urbane residenziali con soglia ad alta pressione o luce bianca, come pure quelle strade A principali, si può pensare sempre ad alta pressione. Andranno sviluppati invece i centri storici, il centro cittadino, i borghi, con delle luci che siano quanto più vicino alla classica luce a incandescenza, che è la più naturale, la più bella naturalmente. Andranno valorizzate le dorsali dei centri storici, Serravalle rispetto al centro, centro rispetto a Ceneda, Ceneda rispetto al Piazza Meschio, evidenziate naturalmente quelli che sono le emergenze architettoniche di maggior rilievo, il Castello del Vescovo, Sant'Augusta, la Torre di San Floriano, Piazza Flaminio, le piste ciclabili, le aree verdi, queste cose qui vanno valorizzate. Conclusioni. Il piano dice: adottiamo sempre le soluzioni tecnologiche più avanzate, energeticamente più efficienti, che si renderanno disponibili negli anni a venire. Non prendiamo la tecnologia che c'è oggi, vediamo anche nei prossimi anni i LED faranno passi da gigante, andiamo a prendere quei corpi illuminanti che saranno in quel momento i più efficienti. Allo stato attuale abbiamo visto che quei 2 milioni di kilowattora vengono ridotti pochissimo con la tradizionale, non sembrano quindi consentire significativi risparmi sui consumi energetici e quindi sulla futura spesa corrente. Non liberiamo risorse se andiamo a fare questi interventi, dobbiamo metterci tra virgolette dei soldi. È possibile avere significativi risparmi? Sì, la tecnologia va avanti anche con gestioni innovative, la famosa light on demand, vale a dire una pista ciclabile magari dalle 11 di sera alle 4 del mattino non ci va nessuno, ci passa magari un pedone perché soffre di insonnia all'una di notte. Se utilizziamo lampade a LED, le lampade a LED hanno la capacità di accendersi e di spegnersi istantaneamente come la vecchia lampadina ad incandescenza e non subiscono rispetto alle lampade tradizionali a vapore di sodio ad alta pressione che hanno bisogno di quei 4-5 minuti per andare a regime, non subiscono alcun danno. Ragione per cui il podista, l'amante della bicicletta che vuole farsi andare a fare un giro di notte potrebbe, tra virgolette, o con un sensore o presente telecontrolli spinti, possiamo pensare anche con uno smartphone, qualcuno con un'app che chiama e dice accenditi impianto, e questo si accende, rimane acceso quei 5 minuti, poi si spegne e abbiamo il contenimento. Ci sono impianti sperimentali in questo senso nella zona di Milano e vedremo gli effetti nei prossimi anni. Chiudo parlando a livello nazionale, avrete sentito quando si era parlato di famosi operazione Celibui, e adesso sta tornando un po', abbiamo visto sul tempo il 18 marzo 2014, Cottarelli addirittura parlava di spegnimento dell'illuminazione extraurbana in certe ore, la pubblica esterna non necessaria, spegnimento di punti luce artigianali delle zone artigianali e industriali, e poi misure di medio periodo con impianti di illuminazione efficienti, illuminazione LED ove appropriato. La cosa sembra tornando in auge, 25 giugno ne hanno parlato davanti alla Commissione Affari Costituzionali della Camera, dicendo che sono in corso incontri con il Ministero dello Sviluppo Economico per mettere appunto delle proposte, staremo a vedere. E comunque i circa sostanzialmente abbiamo 2 miliardi l'anno di spesa, si pensa che con attuazione anche a breve termine si possa risparmiare circa un 100-200, un 10% immediatamente. Allora, chiudo dicendo che allora l'IPCIL era stato adottato con deliberazione della Giunta Comunale numero 86 a metà maggio, è stato pubblicato per delle osservazioni 20 giorni sul sito internet del Comune tra il 29 maggio e il 17 di giugno, non sono pervenute osservazioni. Naturalmente essendo stato fatto internamente, abbiamo ritenuto e la vecchia amministrazione aveva ritenuto di chiedere un parere all'ARPA, richiesto con nota del 30 maggio. L'11 di luglio, dopo essercelo letto, l'ARPA aveva mandato parere favorevole che avete trovato agli atti
della delibera di consiglio indica che il PC esaminato risulta correttamente elaborato secondo quanto previsto dalla normativa regionale ed appare completo nelle sue parti. Si rileva solo la mancanza di indicazioni temporali, cronoprogramma in merito agli adeguamenti di illuminazione pubblica, in particolare per quanto riguarda le sistemazioni relative agli impianti maggiormente inquinanti e alle attività svolte dal Comune per imporre l'adeguamento degli impianti privati. Ecco, ve lo dico francamente, io credo che queste qui siano competenze che rientrano nella proposta dell'amministrazione comunale, della giunta comunale e nelle decisioni del Consiglio comunale per quel che riguarda il piano opere pubbliche e per quel che riguarda naturalmente anche azioni da concertare nei confronti dei privati. Ringrazio naturalmente i collaboratori, il dottor Gava, il geometra ungaro che da 20 anni è mio fedele collaboratore, il geometra Dalmas, il ragionatore Talami Damian, collaboratori interni, la comunità montana con l'ingegner Matteo Bevilacqua, la ditta Fadelli, l'ingegner Dario Fadelli che da anni segue la manutenzione della pubblica illuminazione che so essere tra il pubblico, la dottoressa Rita Pizzo, l'architetto Rui per alcune foto storiche di illuminazione, alcuni collaboratori esterni per la documentazione tecnica specialistica in merito ai corpi illuminanti fornite perché non si trovavano più, il comandante di vigili, l'ENEL distribuzione per la fornitura di alcuni dati, come pure la scopiave, e per quel che riguarda le fibre ottiche, l'ingegner Silvia Artuso e Riccardo Pavan per averne fornito dei dati. E auguriamoci di avere la forza e i denari per poter fare e poter uscire a rivedere le stelle. Ringrazio l'ingegner Tonon per la esaustiva, dettagliatissima relazione che ha fatto. E mi ha colpito un dato, il piccolo risparmio energetico che potremmo ottenere. Perché? Perché Vittorio è stato da sempre un comune virtuoso. I comuni che hanno sperperato saranno in qualche modo obbligati a ridurre l'inquinamento luminoso adottando lampade, avete sentito, ad efficienza energetica. E quindi qua Vittorio è un comune risparmioso e adeguando le lampade riuscirà a razionalizzare gli impianti, ma non a ridurre tanto i consumi, perché avete sentito che molti circuiti sono a tutta notte, mezzanotte, e quindi già risparmiano parecchio. Bene, in sintesi abbiamo visto qual è il piano, è stato adottato dalla giunta precedente, è stato pubblicato in attesa delle osservazioni, è stato inviato ad ARPAV e avete sentito che il parere è favorevole. Anch'io do atto all'assessore Miatto di aver portato avanti egregiamente il lavoro, lo imponeva d'altronde la legge regionale 17, per cui se c'è qualche intervento, prego. Dunque, eccolo qua. Sì, grazie Presidente. Io volevo complimentarmi con l'ingegner Tonon per questo eccellente lavoro. A me fa piacere che persone e professionalità come l'ingegner Tonon lavorino in questo comune. Dobbiamo solo essere contenti. Volevo complimentarmi col precedente assessore Miatto. Stasera ho preso anche dell'ultimo, diciamo, regalo al comune con i titoli di efficienza energetica che porteranno nelle nostre casse di questo comune 104.000 euro l'anno. Quindi complimenti e complimenti a tutto il lavoro di squadra per portare avanti questo PC. Una domanda volevo fare all'ingegner Tonon, una curiosità che volevo un attimo capire se può rispondermi. Mi sembra di aver capito che a Vittorio ci sono circa 6.000 punti luce, di cui, se non ho capito male, i corpi illuminati a vapore di mercurio sono ancora 841. Quelli da 125 watt, sono 1600. Sono 1600. Volevo capire negli anni come sono stati cambiati un attimo. Sì, c'era quel grafico in cui evidenziavamo che siamo partiti da 2000 lampade a vapore di soda da pressione, siamo arrivati a oltre 3000 adesso, gli altri erano 2005, negli anni ormai siamo scesi a 1600. Progressivamente ne abbiamo persi 800 negli ultimi 6 anni sostanzialmente. Naturalmente gli impianti nuovi, oltre alla sostituzione di quelli vecchi, quelli nuovi vengono fatti con concezioni nuove, con le lampade a vapore di soda ad alta pressione maggiormente efficienti. Insomma. Qui stiamo parlando da 50 lumen watt a 90 lumen watt, quasi il doppio. Quindi con una lampada da 70 watt illumino come quella prima da 125. Certo. La ringrazio.
Altri interventi? Bene, mi sembra che l'argomento sia stato esauriente. Prego, scusa. Grazie Presidente. Allora, intanto volevo ringraziare anch'io l'ingegner Tonon, ma so che lui ha sempre un'ottima professionalità nel redigere le cose che fa, e anche un grazie per l'esposizione del documento presentato questa sera. Volevo così rendere edotto questo consiglio che l'attenzione verso il problema dell'inquinamento luminoso e la consapevolezza di doverlo contenere sono sempre stati tra gli obiettivi da raggiungere per le due precedenti amministrazioni delle quali mi pregio di aver fatto parte. In questo Consiglio Comunale, il 29 maggio del 2008, in occasione della trattazione del punto all'ordine del giorno che riguardava la variante numero 2 al piano generale degli impianti pubblicitari, forse il signor Sindaco si ricorda, si parlava dell'insegna dell'emisfero. Ecco, in quel caso il punto che era stato portato in Consiglio Comunale, poi noi della maggioranza l'avevamo fatto ritirare perché appunto ci eravamo accorti che non erano stati considerati il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni, la tutela dell'ambiente e la compatibilità con l'attività svolta dagli osservatori astronomici. E quindi niente, in questo consiglio per la prima volta nel 2008 si è parlato di grandezze fotometriche e quindi di lumi per flusso luminoso, di candele per l'intensità luminosa, dei Lambert per la luminosità e di Lux per l'illuminamento. E poi avevamo anche ragionato sul discorso delle fasce di rispetto per gli osservatori astronomici professionali e non. E si è parlato anche in quel appunto in quell'occasione di valorizzazione della città e di porre la tutela a quello che era ed è un patrimonio naturale, il cielo stellato, e di salvaguardare l'osservatorio astronomico di Piadera. Si è detto che Vittorio Veneto ha la grande fortuna di avere questa realtà, l'osservatorio, che dà la possibilità di arricchimento culturale alla popolazione, dà la possibilità di svolgere una funzione didattica e vi possono accedere anche scolaresche. Insomma, è un luogo da difendere assolutamente e noi in quell'occasione avevamo ragionato su questo. Infatti credo che il Presidente del Consiglio forse non era al corrente che noi a suo tempo avevamo preso le difese dell'osservatorio. Ero perfettamente al corrente. Ecco, bene, mi fa piacere. Grazie. E avevo visto prima l'assessore Miatto, credo che non serva ricordare quanto ha fatto l'assessore Miatto per il risparmio energetico, iniziando appunto, come ha detto anche l'ingegner Tonon, dalla sostituzione delle luci tradizionali a lampada di tutta la rete semaforica cittadina, comprese le luci pedonali, ecco, con luci LED. Noi a Vittorio Veneto possiamo dire attualmente anche con orgoglio che siamo una delle pochissime città ad avere il 100% di rete semaforica a luci LED. Ecco, sempre grazie all'accortezza e alla continua ricerca di risparmio energetico, usando tecnologie diverse e messe a punto sempre dall'assessore Antonio Miatto, Vittorio Veneto si laurea comune più virtuoso della Marca nel settore del riscaldamento scolastico. E questo non lo dico io, ma è un articolo uscito il 4 novembre del 2013 nel dossier del Corriere della Sera a firma di Sergio Rizzo. Un risultato importante se si pensa alle molte scuole, soprattutto primarie dell'infanzia, attive in città,
Beh, un esempio, penso ai Santi Pietro e Paolo, dove la scuola primaria dell'infanzia, la palestra e il centro giovani sono ora collegati col teleriscaldamento. Ecco, quindi veramente Vittorio Veneto credo possa essere considerata una regina per la produzione di energia pulita nel comune. Si contano 199 impianti installati, tra cui il più potente di tipo pubblico di tutto il Veneto. Ecco, ultima cosa e chiudo il mio intervento. Sicuramente nessuno ha notato che negli ultimi 5 anni nel comune di Vittorio Veneto non si sono più visti i coni di luce rivolti verso il cielo, che spesso venivano proiettati in occasione di fiere e sagre. Ecco, l'assessore Rossette, lo devo ricordare, nel dare i permessi per lo svolgimento delle sagre informava circa l'assoluto divieto di installazione di sorgenti luminosi, di tale sorgenti luminosi, quindi di questi coni ottici, e come indicato dalla legge regionale. Quindi, per quanto appena esposto e perché un lavoro così puntuale è stato fatto dalla precedente amministrazione, il mio voto e quello del gruppo consigliare che rappresento non può essere che favorevole. Grazie. Grazie. Mi sembra che... No, io ho una curiosità. Sì, non so se ho capito male. Ho visto a un certo punto che si parlava di inserimento del piano nel piano triennale, nel prossimo piano triennale. Non so adesso questo cosa vuol dire, che questo impegno di spesa verrà sicuramente messo nel piano triennale futuro e che poi successivamente eventualmente andremo a votare e a decidere se affrontare o meno. Cioè, volevo capire se adesso ho visto il piano, è chiaro che è fatto. Forse è meglio che una risposta tecnica prima. Allora, io ho evidenziato che c'è quella delibera di fine 2012 in cui dice per accedere a finanziamenti regionali 50% della spesa ammissibile, cioè in ogni caso inferiore a 70.000 euro, ok? Uno dei criteri premianti è dato dal fatto di aver inserito quell'intervento nel piano per pubbliche di quell'anno o dell'anno precedente, insomma, cioè avere una progettazione e la volontà dell'amministrazione di realizzare quel è una delle caratteristiche. Poi ho specificato che 6.900.000, cioè ho evidenziato che l'ARPA aveva detto manca un cronoprogramma, ma 6.900.000 con i tempi che corrono non è mia competenza da tecnico. Io dico quanto costa, ma spalmarla, l'adeguamento della legge prevede 15 anni, attenzione, quindi non è che dobbiamo cominciare dalle lampade a maggior consumo 400 watt, abbiamo 5 anni e poi pian pianino si fa, insomma. Sì, sì, beh, ecco. Appunto, per dire che questo lavoro che va sicuramente fatto verrà messo su una bilancia di priorità e poi sceglieremo quando, certo, e quale sarà il momento per affrontarlo. Perfetto, portato avanti nel corso degli anni. Io avevo chiesto la parola a Napoli. Sì, ovviamente il lavoro è pregevole e richiederà poi un suo sviluppo e una sua applicazione nel corso del tempo. È un obiettivo molto ambizioso, come vedete, sotto tutti i punti di vista, e in particolare quello economico, perché la situazione del nostro bilancio è particolarmente difficile. Volevo solo una notazione rispetto a quando aveva le cose che diceva il collega, ex collega, consigliere. Siccome c'ero anch'io in consiglio quando si discusse quella situazione dell'insegna dell'emisfero, vado a memoria, quando si ritirò diciamo la prima volta quel provvedimento all'ordine del giorno, si ritirò perché non era compatibile col regolamento delle insegne. Ecco, non tanto per problemi, diciamo così, di compatibilità sulle caratteristiche luminose di quell'insegna. Il risultato fu che si cambiò il regolamento, non l'insegna.
quindi vuol dire, piccola parentesi, diciamo così, perché le storie poi vanno raccontate nel loro, come dire, realtà. Per il resto, per il... No, ex sindaco, lei dovrebbe sapere che il regolamento di prima vietava le insegne che uscivano dalla sagoma dell'edificio. Quella dell'emisfero esce dalla sagoma dell'edificio, quella della COP no, e neanche quella della Cadoro. Quindi il regolamento, scusi, non voglio fare polemiche, era solo per raccontare le cose come sono. Allora, il Comune di Vittorio Veneto ha modificato il proprio regolamento sull'insegna semplicemente per consentire all'emisfero di installare la sua insegna, che è il suo marchio tipico. Tutto qui. Intanto il microfono. In questo momento non funzionano i microfoni, quindi dobbiamo parlare forse un po' più alto. Prendo atto che i microfoni sono andati in tempo, vi sto aprendo i microfoni, che adesso andiamo a deliberare su PC, secondo me bisogna cambiare il sistema microfonico della sala. Allora, io metto in votazione la delibera. Dare atto che ARPAB, l'azienda comunale Veneta, ha risposto con parere favorevole in data 11 luglio. Mi dare atto che il regolamento di inizio comunale, per il senso della legge, che sarà adeguato, dovrà essere adeguato. E di fissare, sulla base di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5, entro l'1% del consumo effettivo necessario alla data di entrata in vigore della presente legge, l'aumento annuale, il massimo aumento annuale è messo, quindi sono 18.985 kW contro i 1.897.000 kW. Quindi io passerei alla votazione. I consiglieri favorevoli? Contrari? Allora è approvata l'unanimità.
momento noi con i microfoni non possiamo fare nulla perché non possiamo spegnere e riavviare per il problema dell'amministrazione, ma proviamo. Intanto io penso che non funzionerà. La delibera numero 8 è la costituzione dell'ente di governo del bacino telefonico del trasporto pubblico locale, quindi della provincia di Trentino. E darei sicuramente la parola. Tutte le prove fatte in questi giorni, tutto aveva funzionato sempre. Questa sera ci sono i vertigini di ordine dei microfoni, per cui quando ha chiesto prima la parola da lei si è acceso il nome del microfono e viceversa. Prova. Pronto? Pronto, prova. Resettato tutto, funziona. Bene. Allora, ripeto la delibera numero 8, trasporto pubblico sì. Provinciale, darei la parola all'assessore Turchetto. Sì, grazie Presidente. Allora, buonasera a tutti. L'oggetto del presente punto all'ordine del giorno è l'approvazione della convenzione tra enti ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000. Finalizzata alla costituzione dell'ente di governo del bacino territoriale del trasporto pubblico locale di Treviso. Allora, io cercherò di riassumere i vari passaggi legislativi che hanno portato alla redazione di questa convenzione tra i vari enti della provincia di Treviso. Allora, iniziamo con la legge numero 148 del 2011 che ha disposto che le regioni organizzino lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di dimensione di norma non inferiore a quella del territorio provinciale tali da consentire economie di scala idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. A seguito di tale disposizione legislativa la Regione del Veneto ha quindi definito i bacini territoriali ottimali ed omogenei del trasporto pubblico locale, tra i quali quello di Treviso, comprendente l'insieme dei servizi di trasporto pubblico locale, automobilistico, urbano ed extraurbano, ricadenti nel territorio provinciale. Ha approvato inoltre gli indirizzi per la costituzione dell'ente di governo del trasporto pubblico locale, tramite convenzione ai sensi dell'articolo del sopracitato articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000 e ha infine stabilito che con successiva deliberazione gli enti convenzionati sarebbero stati designati quali enti di governo e sarebbero state disciplinate le modalità e i termini di decorrenza dell'esercizio delle funzioni amministrative. Quindi questo è il quadro legislativo in cui ci muoviamo. A livello locale, quindi a livello di provincia di Treviso, gli enti affidanti appartenenti appunto al bacino di Treviso, e cioè la provincia di Treviso, i comuni di Asolo, Montebelluna, Treviso, Vittorio Veneto e Conegliano, hanno in un primo momento convenuto di cooperare addivenendo ad uno schema di convenzione per la designazione da parte della Regione di un ente di governo con personalità giuridica pubblica. Ecco, in particolare questa amministrazione comunale con delibera di giunta numero 201 del 12/12/2013 adottava un primo schema di convenzione tra gli enti locali affidanti il servizio di trasporto pubblico nell'ambito del bacino territoriale di Treviso, che prevedeva appunto l'istituzione di un ente di governo con personalità giuridica pubblica. Lo schema di convenzione sottoscritto dagli enti affidanti è stato successivamente inviato alla Regione Veneto. Ma la Regione Veneto, con nota del 23/12/2013, riscontrava negativamente la richiesta di costituzione di un autonomo soggetto con personalità giuridica pubblica, tenuto conto appunto della scelta già effettuata dalla Regione stessa sulle forme organizzative, sulla base del quadro ordinamentale, e contestualmente precisava anche
le modalità attraverso le quali gli enti locali potevano operare tramite convenzione, tra cui la delega dell'esercizio di funzioni ad uno degli enti partecipanti all'accordo, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. Visto quindi che la Regione del Veneto non intendeva costituire l'ente di governo in quanto soggetto autonomo con personalità giuridica pubblica e che il termine precedente originariamente stabilito al 36/2012 per l'istituzione dell'ente di governo veniva spostato al 36/2014, quindi scadeva 24 giorni fa, diciamo. A seguito di numerosi incontri tenuti appunto dagli enti affidanti e finalizzati a trovare una soluzione conforme agli indirizzi che aveva indicato la Regione, questi ultimi enti hanno convenuto che la convenzione di delega, in applicazione appunto 3.2 dell'allegato A della delibera della Giunta regionale del Veneto numero 2048 del 2013, hanno convenuto di conferire la delega di funzione alla provincia di Treviso e che questa delega rappresentasse la forma organizzativa idonea per la costituzione dell'ente di governo del bacino territoriale del trasporto pubblico locale di Treviso. Si è pertanto addivenuti alla definizione di uno schema di convenzione condiviso appunto tra gli enti affidanti per la costituzione di questo ente di governo, che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti, i rapporti finanziari e di reciproci obblighi. In data 17 luglio 2014, con delibera di giunta numero 201, no, è stata annullata la delibera di giunta numero 201 che aveva adottato il vecchio schema di convenzione ed è stata adottata un nuovo schema di convenzione appunto per la costituzione dell'ente di governo del bacino territoriale ottimale ed omogeneo del trasporto pubblico locale della provincia di Treviso, che si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale. Grazie, sì. Assessore Turchetto. Ci sono interventi? Grazie Presidente, breve intervento. Quindi, come molte delle convenzioni che vengono al Comune di Vittorio Veneto e negli altri comuni dall'alto, sono approvate in blocco da tutti i comuni partecipanti e quindi anche noi la approveremo questa sera. Però approfitto di questa discussione in Consiglio Comunale per ricordare l'importanza che ha nel nostro programma di maggioranza il potenziamento del trasporto pubblico. In particolare quindi del servizio autobus. Abbiamo dei desideri, abbiamo dei punti sicuramente di non facile realizzazione che però devono essere bisogna cercare di raggiungere. Li ricordo la volontà quindi di raggiungere la zona industriale, che abbiamo una zona industriale che è isolata in questo momento, non è raggiungibile dal trasporto pubblico. Il desiderio difficile ma che va perseguito di ripristinare dei servizi domenicali e il fatto anche la volontà di cercare di potenziare, di razionalizzare il servizio e di raggiungere alcune periferie che al momento sono isolate. Ci sono altri interventi? Bene, mi sembra che l'esposizione dell'assessore Turchetto sia stata chiara, quindi io adesso riassumo un attimo i punti della delibera, se siete d'accordo. Allora, delibera. Allora, di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui vi richiamato a far parte integrante del presente provvedimento, di approvare lo schema di convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000 per la costituzione dell'ente di governo del bacino territoriale della provincia di Treviso, di demandare al sindaco, punto 3, di demandare al sindaco o a un suo delegato la sottoscrizione dello schema di convenzione, di precisare che ai sensi dell'articolo 7 dello schema citato gli oneri finanziari necessari all'adempimento delle funzioni dell'ente di governo
sono determinati in proporzione alle risorse per i servizi minimi urbani ed extraurbani assegnate per l'anno 2013 dalla Regione Veneto. Punto 5, di trasmettere alla Regione Veneto la convenzione di cui al punto 2 debitamente sottoscritta dagli enti partecipanti. Punto 6, di trasmettere il presente provvedimento agli enti partecipanti e ai settori e servizi comunali interessati. Punto 7, di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a comunicazione alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, ai sensi dell'articolo 135 del decreto legislativo citato 267 del 2000. Quindi metto in voto la presente delibera. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi voto unanime. E inoltre la immediata eseguibilità, quindi metto ai voti l'immediata eseguibilità della delibera, favorevoli, contrari, nessun astenuto. Quindi approvata anche questa all'unanimità. Devo dare una comunicazione, vedete che mi sono ricordato. È stata consegnata prima ai consiglieri una busta con password e nominativo per accedere all'area riservata sul sito del comune. Ecco, pregherei di non dimenticarla, di non lasciarla, perché sono dati sensibili. Tutto qua. Ecco, ci sono altre osservazioni? Direi di no. Quindi io ringrazio veramente i consiglieri e ringrazio tutto il Consiglio Comunale e anche il pubblico che ci è stato a sentire. Grazie, buonasera a tutti.